Io questo reato non l'ho ancora capito. Vediamo se riesco a trovare una spiegazione. La più semplice possibile che possa aiutarla a comprendere un po' meglio. Dunque, ecco qua. Insieme di comportamenti persecutori, ripetuti e intrusivi, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima. Vittima. E mia madre? Mia madre è ancora sconvolta. Sono venuti a prendermi in manette, signor giudice, in manette! Quindi casomai lei se l'ho avuta io, signor giudice. Veda di calmarsi. Lei ha dimostrato di non avere limiti. Ma mi lasci spiegare. A distanza, senza mai volere un incontro, l'amavo, ok? L'amavo! Ma non la conoscevo e nemmeno ho pensato che l'avrei conosciuta. Era un sogno, un'infatuazione. Quello che sto cercando di farle capire è che i suoi comportamenti insistenti... Quindi lei vorrebbe dirmi che tutte le storie di innamorati che mi avevano obbligato a studiare sono fuori legge? L'articolo 612 bis parla chiaro. Ma se ragioniamo in questi termini, c'è da arrestare Dante per l'ansia che avrà messo a Beatrice, Leopardi a quella Silvia. Spiccato. Ho fatto il classico. Ma questa non è un'attenuante. Ma cosa facciamo, li processiamo tutti? Quindi lei vorrebbe dirmi che King Kong è morto invano? Signor giudice, nel mio caso è stata proprio la presunta vittima a iniziare la guerra, facendo precipitare la situazione, come potete notare dalla cronologia della chat. Facciamo che quando torno da New York mi offri quel caffè, eh? E prima di passare alle ultime notizie, ascoltiamo che cavalli cari che sta da Riccardo. It's alright, it's alright. Sonda Willy Lacosa, Kakabalika. The night is not forever. It's alright, it's alright. Walia Willy Lacosa, Kakabalika. The storm is not forever. Kakabalika. The rain will slow down. Sono stati fermati alla dogana tra Roma e Napoli tre amici del Ful, che lo avevano aiutato a ricostruire la password del computer della giovane influencer. I tre hanno confessato dicendo che volevano solo aiutare il loro amico. Dovranno rinunciare al reddito di cittadinanza per almeno tre mesi. Questo è tutto e ritorniamo alla musica. Mi dispiace, ho avuto un contrattempo. Devo partire per Parigi. Faccia un bel respiro. Bugia. L'ho visto dal geotag. Poteva almeno disattivarlo. Sia il 10, che l'11, che il 12, era ancora a Roma. Vogliono far sapere tutto, poi si lamentano della privacy, eh no? Se rendi pubblica, la tua vita è anche mia, non quanto ti gira a te. Vedo irritato. E come ha ottenuto il suo numero di telefono? Da un'amica che fa l'ufficio stampa. Conosce tutti. Molto probabilmente ha pure quello di Obama. Non mi guardi così, signor giudice, non l'ho mai usato. Uno stalker come dite voi l'avrebbe usato. Io ero un semplice follower, come tanti. Non c'era bisogno di ingannarmi, né tantomeno di darmi un appuntamento. È stata una crudeltà fine a se stessa. Ancora non ho capito come e perché si trovava nel suo appartamento. Entrare in casa sua è stata un'emozione indescrivibile. Amore, sono tornato!
le ha dato un pugno in faccia. Perché? Per avermi bloccato sui social. Non dovrebbe essere reato far soffrire la gente. Prima fanno di tutto per ossessionarti. E ora, signor giudice, mi volete punire perché mi ossessiono. Prima fanno vedere i loro culi. Ehi, modera il linguaggio. Le tette enormi, le faccine con l'occhiolino. E poi bloccate la gente se scrive bel culo. Lei è stato in casa sua ben 5 volte. E mi sono masturbato ben 3 volte. Quindi? E le sembra qualcosa di cui andare fiero? Ma io non la volevo incontrare! Ah no? Entravo in casa sua solo quando lei era sul set. Poi ho sentito la serratura della porta. Io avrei potuto violentarla, signor giudice. A questo non ci state pensando! Ma io non sono quel tipo di persona. E che tipo di persona è lei? Un innamorato. Un innamorato bloccato. Ma come potete essere così insensibili verso questo sentimento? Lo stalking non esiste! Altrimenti mi dovrete spiegare le conseguenze dell'amore. Come dovrebbe essere secondo voi innamorarsi? Lei era lì, svenuta. Avrei potuto violentarla, ma io mi sono messo i pantaloni, controllato il respiro, ho chiamato l'ambulanza. Poi me ne sono andato via. Lei è colpevole. E la pena per il reato di stalking in questo piccolo stato pacifico e senza stalker è la morte. Quindi, il qui presente imputato è accusato di molestie sessuali nei confronti della giovane vittima. Di conseguenza, domani all'alba lei sarà impiccato. Se questa parola orrenda, stalking, significa passione, ossessione, tormento, gelosia, amore, allora sì, sono colpevole di stalking. Condannato. Condannato. Impiccato. Dovrete impiccare i fiori. Le rose, i tramonti, i sospiri, le palpitazioni. Dovrete amputare le mani nelle mani, la luna, le stelle, il cielo, il mare. Le canzoni e tutti i baci. Sleeping deep in your dreams. Was I ever meant to be part of your reality? That's why your love for me never ever got on fire. 'Cause you left me standing stranded on the road with a broken heart. I'm tired of crying for you, my love. 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 Inkakulawa nangumutema wandi uleli la lelo. Inkasela pakanka sange uantemwa wandi. Ukawa for you and not just a dream. 'Cause you left me standing stranded on the road with a broken heart. I'm tired of crying for you, my love.
of crying for you, my love, of crying for you, my love. 'Cause you left me standing stranded on the road with a broken heart, I'm tired.